pensi? Che sono stata io? Secondo me lei è appena sganciata, eh. Cosa succede se passi milioni e milioni di anni seduti al centro? Non guardate, eh! Maleducati, non mi guardate giù. Oh! Che sta succedendo? Perché cavolo c'è un coso che sto per aprire? Ragazzi, dobbiamo scappare da questo bagno al più presto! Sei in un bagno... in un party del 2008. Ok, c'era una cosa che mi volevo uccidere. Quindi il mio piano è andarmene da qui al più presto. Allora, questo dovrebbe essere il bagno dove eravamo prima noi. Possiamo effettivamente sederci a creare. Perfetto. E dobbiamo cercare un modo per scappare, quindi uscire dalla porta. Ma dice che abbiamo bisogno di una chiave per andare avanti. Allora, cosa possiamo fare qui? Possiamo aprire l'acqua. Ok, penso che non serva a niente questa cosa. Proviamo ad aprire le altre porte del gabinetto. Sembra che c'è qualcuno lì dentro. Ok. Pronto? No, ci vogliono aprire, ragazzi. I bagni sono sempre occupati. È una rottura di scatole. Ok. Qua c'è un cosa per asciugarsi le mani. Ok. Non sono così stupida da toccarla di nuovo. E invece... Ok, secondo tentativo per scappare da qui. Proviamo a comunicare con il nostro amico che è qua dentro. Magari gli passiamo... Ecco, gli passiamo una soda. Amico? Mi ha detto grazie. Non era molto convinto adesso, grazie però. Che dici se te ne do un'altra? Questa volta... mi ha detto di non farlo mai più. E se ti passo la carta igienica, visto che stai cagando? Dai! È arrabbiatissimo! Dai, ma io... Mi ha rilanciato via la carta igienica. Ma tienila questa almeno. Tipo, per favore non farlo più di nuovo. Guarda che me la lancia via. Ma non solo la persona vuole essere tranquilla. Oh, ok. Un 5. Cosa? Perché c'è Sonic? Cosa serve questo 5? Vabbè, lanciamogli magari la carta che gli serve più per asciugarsi il culo di più. Stop, arrabbiatissimo. Ok, visto che non ci calcola, credite se effettivamente... No, volevo spiare! Mi dice... Non puoi effettivamente guardare gli altri. Non è giusto. Dovrei dire ok, ho capito, oppure non voglio essere fermato. Oh no! Oh no, mi giuro che non spio più. Sta arrivando il tentacolo di prima. No! Ah! Via! Ok, ok, forse ok, forse non dovevo. Sono stata appena schiacciata da un tentacolo. Questo ci insegna a non spiare le persone. Però dobbiamo avere la sua attenzione in qualche modo. Ragazzi, secondo me è l'unico modo per scappare da qui. Ok, quarto tentativo. Magari continua a lanciare cose finché non è felice. Gli lanciamo tutto, ragazzi. Ecco questo. Ma poi scusami, non solo io gli lancio le cose per renderlo felice. Si arrabbia pure. Ok, questo. Prendiamo tutte le cose della spazzatura. Prendiamo questa. Questa è vuota, mi sa però. Non sarei tanto felice di ricevere una lattina vuota. Anche questa è vuota, prendila. Aspetta. Forse ha bisogno quello per il gabinetto. Tieni. Oh mio Dio, non ti arrabbiare. Oh, forse qua dentro c'è qualcos'altro. No, c'è altra carta igienica. Tieni, carta igienica. Stop. Oh, quella non era una cosa molto amichevole. Il tuo vicino ti ha appena ucciso e ti ha tolto gli occhi. Bene, non è nemmeno lui che ci può aiutare a scappare. Ragazzi, si è appena aggiustato il filo. Come faccio adesso? Voglio usarlo. Proviamo a mettere questo nell'acqua. Vediamo. Via, un po' più là. Accendiamo l'acqua. Fa qualcosa? No, non mi sembra che faccia niente. Forse se lo metto più qua. Oh, l'ho messo completamente nell'acqua adesso. Ok, vediamo l'acqua. Ho fatto qualcosa? Oh, aspetta. No. Oddio, mi ha scritto! Ma questa volta vuole la finalmente la carta igienica dopo che gliela lanciava 3 ore. Tieni! Oh mio Dio! Prego! E adesso? L'hai usata? Sento dei rumori. Sta cagando? Hai fatto? Oh! Mi ha dato un bigliettino! Non te ne andare. Come? Scusami, io voglio andarmene. Come faccio? Aspetta, mi ha detto che forse lavandolo lo posso leggere meglio. Vediamo. Ma perché mi ha detto di non andarmene? Io voglio andarmene, non voglio rimanere a cagare come te. Amico, dammi qualcos'altro. Oh! Mi ha dato un altro biglietto! Ok. Non farlo vedere. Bagnalo. Ok, forse questa volta devo bagnare questo foglio qui. Vediamo.
Forse mi dirà la verità. Oh. Ok. C'è qualcosa. Devo salire sopra, sopra il coso. E poi andare. Oh, eccolo. Eccolo. Salendo qua sopra c'è un'altra cosa. Stanno guardando. Perché mi hanno fatto una foto? Chi sta guardando? Ok, cos'è questa cosa? No! No! Ma scusami! Mi hanno fatto una foto alle chiappe! E hanno tolto la la porta! Fallo andare. Chi devo far andare? Chi? Cos'è sto orologio? Lo capisco. Chi devo far andare? Oh cavolo. Oh cavolo, no! Aspetta! Oh cavolo. Devo fare in modo di scapparmi da qui prima che arrivi a quel coso. Amico, aiutami! Okay, hai qualcosa per me? Tieni, prendi questo. Ti prego, veloce, fai qualcosa. Grazie, prego. Qualcosa. Ti prego. Cosa faccio? Cosa ti do? Tieni. Ok, prendi questo. Va bene. Ok, forse ce l'ho fatta. Che faccio? Ce l'ho fatta. L'ho fatta allontanare. Oh, si è aperta la ventola. Ottimo! Ok, non arriverà più qualcosa ad uccidermi. Ottimo. Cosa c'è qua sopra? Della carta igienica? La torta è una bugia. Va bene, bella citazione. Ok. Ammazzalo. Forse devo ammazzare questo qui. Aspetta. Ok. L'ho ucciso? No. È vivo? Sì, è vivo. Ok, dai, aspetta. Aspetta! Posso fare così? Tieni. L'ho ucciso, no! Però mi stava aiutando. Non ci sarà mai un modo per uscire per me. Ops. Ok, riproviamo. Avevo letto prima di distruggere il gabinetto, quindi distruggiamo il gabinetto. No, come sono stata appena bandita dal gabinetto? Ma scusa! Oh, però qui è cambiato, è sputato un bigliettino. Scusa per l'altra volta, ma questa volta è veramente aggiustato. Oh, ok. Ok, allora riproviamo, scusami. Sei stato fregato di nuovo. Magari tipo devo fare esplodere questo coso. Cioè, secondo me è una buona idea. Ti sei ucciso. Bene, almeno ho sbloccato un altro finale. Ok, forse ho avuto un'idea. Ammazzarsi non è una buona idea, effettivamente. Ma magari, tipo dove c'è la porta, se io lo faccio esplodere, no? Magari può succedere qualcosa. Ok. È cambiata la scritta, sempre da Telegram. Fai finta che qui c'è un buco e passa nel void. Oh, ok. Ce l'abbiamo fatta! Ok, qua c'è un'uscita, ma cos'è questa cosa? C'è bisogno di dei numeri. Ma qua c'è un'ascia! Come faccio a prenderla? Forse devo farla esplodere. Proviamo. È rispuntata la mia granata qui. Sì, eccola, vediamo. Proviamo a farla esplodere. A sto punto, ragazzi, proviamo a far esplodere questa cosa. Ok, vediamo. Esplosa? Vediamo se mi ha aperto. No, non me l'ha aperto. Potevo semplicemente cliccare e aprire la porta. Ok, perfetto. Allora, cosa facciamo con questa ascia? Proviamo. Oh, si è illuminata la porta gialla. Forse possiamo distruggerla adesso. Mi è volata via l'ascia. Vabbè, prenditi cura di lui. Cos'è? Un ognomo? Un ognomo nudo? Basta esplodere per colpa degli ignomi. Allora, nelle questa porta si deve mettere un codice. Io effettivamente avevo già visto un numero. Cosa c'è questa banana qui? Attenzione alla banana, per favore, ok. Ogni colore ha un numero. E effettivamente io avevo visto un numero prima qua. Se togliamo la carta, il fucsia è il 5. Quindi fucsia, aspetta, fermi alla banana. 1. Ce la facciamo? Non me lo fa cambiare. Per favore. Ah, eccolo, eccolo. Allora, 5. Cosa devo fare? Va bene, ottimo. E abbiamo fatto il 5. Allora, ricordiamoci che quello è 5. Prendiamoci di nuovo la nostra ascia perché non si sa mai. Non so se posso togliere effettivamente i quadri per vedere se c'è qualcosa qui. Proviamo ad andare nel bagno delle donne, che effettivamente io ero in tutto il tempo in quello dei uomini. Scritta spaventosa, ragazzi, mi fa un sacco paura. Mi aspettavo le pareti rosa, dice il protagonista. Io mi aspettavo meno sangue, anche se siamo in linea comunque. Ottimo. Allora, vediamo se effettivamente ci sono altri numeri qua. Perché c'è uno scheletro? C'è uno scheletro con scritto 9. Oh, perché si abbassa la luce qua dentro? Cos'ha in mano?
un ending. Sei morto dal cringe. Wow! Credibile! Ok, comunque il verde è il 9, quindi direi di metterlo. Verde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Check! E abbiamo anche il 9. E poi proviamo ad andare effettivamente. Avevo visto che c'era da qualche parte. Vediamo se ci sono altri numeri. E non mi sembra. Ecco, lo sapevo, avevo preso prima un orologio che sembra far vedere cose che non riusciamo a vedere normalmente. Ops, l'ho girato. Vediamo se qua c'è qualcosa. No, mi sembra tutto ok. Sulle scritte non c'è niente. Nello specchio, no. Magari proviamo a portarlo nelle altre stanze. Ecco, in questi cartelli c'è qualcosa? Qualche scritta? Niente, mi sembra niente. Però proviamo ad andare in questo bagno dove ci sono questi numeri. Vediamo se effettivamente c'è il numero che serve a noi. Oh, sì, 8 rosso. Però mi sembra che ci sia solo questo. 8 rosso, ok. Qua dentro cosa c'è? Niente. Oh, ho visto un numero. Uno nero? O qualcosa del genere? Forse blu a sto punto. Aspetta, proviamo. Allora, 8 rosso. Ci siamo, check, facciamo così. E a sto punto, perché era molto scuro come colore, penso che sia uno blu, giusto? Vediamo, ok. O no. Allora, e adesso dobbiamo trovare gli altri numeri. Però come faccio? Ok, qua ci sono pezzi dell'orologio di prima scassato. Vediamo se, guardando di qua, qua c'è qualcosa? No. Schede di text? No. Ok, il 9 l'abbiamo già visto qui. Altri numeri nascosti qua? No. Ok. Allora dobbiamo ritrovare altri due numeri. Ok, e quindi adesso possiamo andare nella stanza dello staff, che immagino dove ci saranno gli ultimi effettivamente numeri. Mi prendo l'ascia, me la porto nel dubbio. Ok ragazzi, non si sa mai. Ok, cos'è questa? Staff Holly. Ma sono i tipi che mi hanno fatto poco fa la foto. Ragazzi, facciamoci un selfie. Ma non esce la foto, cavolo. Ok, cos'è questo? Non mi sembra che ci sia niente. Oh, dietro il quadro c'è un altro quadro. Dietro un altro quadro. Dietro un altro quadro con un dollaro che sorride. Ok, va bene. Perché ci sono questi? Questi stanno scomparendo i quadri, va bene. Ok, cos'è questo? Un pulsante. Culo! Ok. Fai un rumore divertente. Bellissimo. Diventa un topo. Perché vuoi diventare un topo? Sono un topo! Posso prendere il formaggio? Che cosa ti aspettavi? Qua c'è un pulsante comunque. Proviamo a cliccare qua. Perché sono... Perché infatti cosa? Perché cavolo sono nelle backrooms? Scusate. Ma ci sono i numeri qua che mi servono? E cosa per i topi? Ok. Come, scusa? Wow! No! Che faccio? Oh mio Dio! Cosa faccio? Perché? Ok, forse ho capito, ragazzi. Devo diventare un topo e poi scendere giù da topo. Per forza. Ok, saliamo. Mi ero fatto una scaletta apposta qui per salire. Ok, posto. Uno, due. Sali! Sali! Oh mio Dio, ragazzi, la vita da topo è una disgrazia. Ok? Oh, vai, che io me le porto queste cose. Dio mio! Ok, ce l'ho fatta. Quindi schiacciamo il pulsante. Perché c'è scritto uccidilo, uccidilo, uccidilo? Ma chi è che scrive queste cose? Va bene, comunque, portiamoci la carta igienica con noi. Oh, eccoci! Siamo nelle backrooms con la carta igienica e siamo un topino. Che carino! Ok, proviamo a entrare qua sotto. Ok, attenti alle trappole, per favore, ci manca solo questo. Ok, cos'è sta roba? Cosa sei? Un umano o un topo? Adesso un topo? Allora provalo. Ok. Lo provo. Posso entrare la carta igienica? Ok, a posto. Se vuoi essere un topo, mangia il formaggio. Oppure usa le bacchette per essere un umano. Come faccio a usare le bacchette per essere umano? Scusa, vabbè, mangiamo il formaggio. Mangia. No! Non l'ho preso! No! Hai scelto di vivere la vita come un topo. Ok, questa volta sono un umano. Ok, provalo allora. Va bene, lo provo. Ok, ci sono, ci sono, ci sono.
Allora, ok, se sono un umano devo portare la carta igienica qua. A posto. Ok, e mi darà un consiglio. Dammi il consiglio. Dammelo, dammelo. Ok, eccolo. Oh mio... Ma sono... Ho le zampine, troppo! Ok, per passare Squiddy devo portare la carta igienica con me. E come faccio? E adesso? E non ho più la carta igienica. Dove la prendo? Non ho altra scelta. Ok, sono pronta ad affrontarlo. Squiddy? Sono solo una carta igienica. Lo vedo, oh mio Dio. Sono solo una carta igienica! Quella che si usa per il sedere. Non sono un topo, te lo giuro. Oddio, Squiddy. La carta igienica si sta girando. No, non mi piace come cosa, sinceramente. Vedo che c'è anche una trappola che mi ha lasciato il mio amico Squiddy. Maledetto. Oh. Ok, ok. Piano, 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 piano. Piano. Teniamo la carta igienica sempre. Sempre con me la carta igienica. Andiamo. Dove? Dove sono? In un laboratorio. Cos'è questa cosa? C'è un biglietto. Fine. No, ma non sono scappata. Aspetta. Non c'era una storia? Che... Ma... Ma... No! Non ci sto! Cos'è sta fine? Perché sono solo delle gambe? Che? Ma sono morta così? Devo uscire da quella maledetta porta. Ok, ragazzi, sono riuscita a... No, perché cavolo... Perché cavolo si è staccata? Ma non c'è un'uscita a sto posto? Ma io ho messo il codice! Ce l'ho fatta! Si è aperta! Sono uscita? Sono uscita! Sono uscita dal bagno! Oh mio Dio! Ma... And that's all. E questo è tutto. Sei tornato al party. Fine? E adesso sono bloccata al party. Are you disappointed? Sei dispiaciuto? Scusa se non hai ricevuto le risposte, ma almeno è stato divertente, no? Oh, and I think I owe you ah, e tieni, un altro ending.